momento ci abbiamo Rosa, anzi Fuori Rosa TV, youtuber. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. È arrivato un bel messaggino al 340 54 25 324. Conte, Allegri o Sarri? Da juventino chi preferisci? Chi è più di chi è più juventino di Fuori Rosa TV? E lo giriamo a lui questo messaggio. Te chi preferisci? Allora, Sarri lo tengo fuori perché è ancora presto per giudicarlo. Cioè, non puoi giudicare Maurizio Sarri per sei mesi, certo, cioè, alla Juve. Quindi, secondo me, è assurdo fare un paragone adesso. Tra Conte e Allegri io non ho particolari dubbi, scelgo Allegri tutta la vita, ma proprio assolutamente senza batter ciglio proprio. Ecco, qua però è un po' in controtendenza invece con i tifosi, no? Molti tifosi, certo. Nonostante gli 11 titoli vinti e conseguiti da Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera in 5 anni, c'è sempre stato sto scetticismo. Io ti chiedo, perché comunque ci stiamo avvicinando a una sfida molto delicata con Sarri che va a affrontare il suo passato domani a San Paolo, io ti chiedo, c'è secondo te un'analogia tra Sarri e Allegri nel primo anno? Mi spiego meglio. Sarri, come Allegri, paga per il suo passato alla fine lo scetticismo, no? Allegri rilasciò determinate dichiarazioni dopo quel fatidico Milan-Juventus del 2012, quello per il gol, quello relativo al gol di Muntari, tanto sì, per intenderci. Sarri, insomma, si è espressa anche più nettamente prima di un Napoli-Juventus della stagione 2017-2018. E non solo a parole, diciamo, e così. Anche a parole, poi diciamo che quel gesto, secondo me, è quello che paga. Secondo te c'è questa analogia tra due allenatori che, insomma, si sono succeduti sulla panchina bianconera e sono entrambi vincenti? Sì, avete dimenticato che hanno perso tutti e due la Supercoppa italiana a dicembre, tra l'altro. È vero. Allegri addirittura due volte, quindi... Quindi non giochiamo più la Supercoppa a dicembre. Assolutamente no. No, adesso, a parte gli scherzi, sì, anche perché entrambi hanno dovuto fare una rivoluzione nel modo di giocare della Juve. Cioè, infatti Allegri fu bersagliato di critiche anche i primi mesi, non giocammo sempre bene, faticammo anche ai gironi, perché io mi ricordo che abbiamo perso con l'Olympiacos ad Atene in Champions, quindi insomma abbiamo fatto fatica comunque anche nei gironi. Poi abbiamo cominciato a vedere la prima Juve di Allegri, veramente la Juve di Allegri letteralmente, col Borussia nella sfida di Champions, sì, con le due partite col Borussia, dove vedemmo veramente la mano di Allegri. Qua è un po' la stessa cosa, stiamo cominciando a vedere la mano di Sarri piano piano. Chiaro che quando si cambia un allenatore hai sempre difficoltà ai primi mesi, ma questo vale anche per allenatori che possono avere anche la stessa filosofia di gioco, possono anche avere la stessa filosofia, ma comunque un cambio di allenatore ti porta comunque un cambiamento e ci vuole un po' di tempo. A maggior ragione, ad esempio, quest'anno con Sarri. Attenzione, ti interrompo perché c'è Sené, subentrato nel frattempo perché è ricominciata la partita. Non ti abbiamo interrotto perché giustamente ti abbiamo chiamato procinto dell'inizio del secondo tempo al centro sportivo Monteboro di Empoli. C'è stato questo cambio, è fuori uscito Petrelli, è entrato Sené. Diciamo che Petrelli non può avere la condizione fisica piena perché è reduce da questo infortunio al costato. Sené, il capocannoniere della Juve, io lo chiamo Sené perché al Vanchiglia lo chiamano Sené, quindi per me è Sené. Sené è subentrato, capocannoniere della Juventus con 6 reti, e questo è un tema con cui mi allaccio subito al tuo canale YouTube, perché Fuori Rosa TV ha un canale YouTube in cui segue la Juve assiduamente, quasi come noi di Radio Bianconera. Fa i post partita degli Under 23, è uscito Sekulov, mi correggo, non avevo visto la grafica con Petrelli. Comunque lui segue la Primavera, le Under 23, le Women, insomma chi più ne ha più ne metta, la prima squadra. Quindi insomma noi subito invitiamo tutti a iscriversi al tuo canale YouTube e soprattutto ti chiediamo del primo tempo, insomma che idea ti sei fatto, perché la Juve è stata molto remissiva parlando di Primavera. Stiamo facendo molta fatica, il terreno non aiuta, la Juve è una squadra che gioca molto palla a terra e lì oggi al Monteboro è impossibile giocare palla a terra perché c'è un terreno in condizioni veramente al limite della praticabilità. Soprattutto davanti alle panchine, giocare, per chi non sta vedendo la gara. Sì, sui due esterni diciamo, perché anche dalle parti delle tribune è conciato un po' male anche da quella parte lì. Detto di Petrelli, però Petrelli secondo me all'inizio stava giocando decisamente bene, era partito bene, poi è andato a calare. Secondo me ha fatto bene a cambiare Sekulov perché mancava un po' il collante tra la difesa e l'attacco, diciamo. E quindi quello ci ha portato a chiuderci tanto. Cioè, l'ha sottolineato Luca effettivamente in finale di primo tempo che Sekulov stava un pochino mancando su quel ruolo, tra l'altro fondamentale proprio di raccordo fra la difesa e l'attacco in pratica.
Sì, esatto. Anche che poi, tra l'altro, bisogna anche dire che, pur non giocando benissimo la Juve, abbiamo comunque avuto anche un bel po' di sfortuna, perché quel gol lì comunque è un gol frutto veramente di tanta causalità, quindi... Sì, è vero, l'Empoli però effettivamente stava spingendo molto nel momento in cui ha segnato. Adesso per il momento l'inizio del secondo tempo sembra un pochino più equilibrato, comunque con la Juve un pochino più quadrata. Volevo chiederti ancora invece una cosa proprio su Maurizio Sarri, visto che abbiamo parlato prima dei vari allenatori. Non so se hai seguito la conferenza, avrai almeno quantomeno sicuramente letto le parole del mister. Cosa pensi di questa frase, che è quella che ha colpito un pochino più tutti, no? L'abbiamo detto anche prima con Alberto Mauro, del fatto che lui, pur non stuzzicato, si sia lasciato andare a questa dichiarazione del fatto che dopo la Juve potrebbe addirittura pensare di smettere di allenare. Ma è una cosa che sicuramente, detto da un allenatore, può stupire, perché comunque l'allenatore, siamo abituati a vedere l'allenatore, non è come il giocatore che a 30 anni smette, quindi l'allenatore va più avanti. C'è da dire che l'idea che mi sono fatto io sentendo questa frase è: ho allenato la Juve, ho fatto un'esperienza all'estero, comincio ad avere comunque un'età per cui posso anche pensare di smettere, perché comunque superi i 60 anni, e l'ho trovata come posso dire, una frase che suona tipo: sono alla Juve, sono sulla ciliegina, sono già sulla ciliegina della mia torta, della mia carriera, di più non potrei chiedere, quindi più della Juve, dopo la Juve posso anche smettere, non ho altri stimoli, perché comunque l'esperienza all'estero l'ha fatta, ha allenato in Serie A e adesso è arrivato alla Juve. Francamente io credo che è un'interpretazione che ci sta assolutamente, che condivido abbastanza. Fa solo un po' effetto l'idea del fatto che Sarri comunque è arrivato ad altissimi livelli abbastanza tardi, no? nella sua vita, quindi magari una volta arrivato lì uno si aspetta che voglia cercare di starci un po' di più, però ovviamente sono tutti discorsi che ognuno personalizza e interiorizza diversamente. Allora guarda, io ti posso dire che io faccio un lavoro molto simile a quello che fa Sarri proprio nella vita privata, non oltre lo youtuber. Ti becchi contestazioni? Io faccio l'insegnante di ballo e seguo le coppie anche nelle competizioni, quindi ti posso assicurare che avere comunque della gente sotto di te è stressantissimo. Arrivi in certi momenti che devi far quadrare tutto, quindi... E non è facile, credo che lui a 60 anni, magari dopo che ha fatto tutta la gavetta, è arrivato al top dei top, che può essere la Juve, il Chelsea, il Napoli, comunque a giocarsi la Champions, a giocare tutto, partendo dal nulla, che per un allenatore è difficilissimo, perché i punti che ti dà l'aver giocato in Serie A come giocatore è importantissimo. Io credo che sia arrivato proprio a livello di stanchezza psicologica, che lo posso capire, ecco. Certo. Ringraziamo Fuori Rosa TV, mi raccomando, iscrivetevi al suo canale YouTube, post partita della primavera sicuramente, Under 23, sicuro, Women, sì. Prima squadra. Grazie a Rosa TV, a Fuori Rosa TV. Ciao, grazie a tutti. Ciao, a presto. E ringraziamo il nostro ospite, molto ferrato, simile a Radio Bianconera, l'unica che conta 50.